Fastone a me quanto a voi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Oh mio Dio, quant'era che non dicevo questa frase. Questo video penso che non se l'aspettava nessuno, perché non me l'aspettavo nemmeno io. Ma eccoci qui, guardate un po', e sicuramente vi avrà incuriosito sia il titolo sia il fatto che io abbia messo un video, perché quanto tempo è passato? Tantissimo, mi fa stranissimo che a me stare davanti così inquadrata, perché mi è passato veramente tantissimo, poi mi è mancato un sacco fare video. Però, questo non significherà che da oggi ripartiranno i miei video, perché allora parto un secondo col premettere che in questo video io vi spiegherò delle cose. Non so quanto durerà, però vi spiegherò delle cose perché veramente tantissimi mi state chiedendo quando ricaricherò un video o cosa farò, mi state anche consigliando di nuovi video, però io non ho veramente la più pallida idea, perché ora io qui non ho il diario, ma ho una cosa sempre come 15 verifiche o comunque una decina, più di 10 sicuro, e siamo praticamente ad aprile, tra poco anche, tra la prossima settimana è anche il mio compleanno, e giovedì prossimo praticamente il 13 è anche il mio compleanno. E la prossima settimana iniziano anche le vacanze pasquali. Magari se riesco provo a caricarvi un video, perché come vedete qui c'è la fotocamera e tra l'altro ho anche trovato il pezzetto che mi mancava, così vedete sta ben attaccata, posso farvi vedere le riprese così, perché c'ho questo cavalletto che ho rubato generosamente a mio babbo. E quindi ci mancava però il pezzetto qua. Infatti non so se ve l'ho fatto vedere, ma ho fatto una cosa io con la gomma siliconica. Però abbiamo ritrovato il pezzo, quindi ora questo cavalletto è perfettamente funzionante. E quindi metterò in carica la macchina fotografica dopo questo video, me lo devo ricordare più che altro. Infatti quando finisco qui devo anche riprendere i compiti, perché ho giusto 10 minuti per fare questo video. Che siamo già a 2 minuti tra l'altro. E ho giusto 10 minuti per fare questo video, almeno vi spiego alcune cose. E quindi comunque dicevo, spero di tornare operativa, perché vi avevo già chiesto su Instagram, come vedete anche dallo sfondo, qui dietro sono cambiate un po' di cose, anche quassù e anche dietro qua all'iPad, per stare registrando con l'iPad, sono cambiate un po' di cose, ho messo un sacco di cose qui e ci tenevo a fare il video, perché comunque almeno faccio un video sia della postazione, anche qua su questa scrivania sono cambiate delle cose, non so se riuscite a vedere, qui ci sono pennarelli e quindi da brava cartopazza. E mi sarebbe piaciuto fare il video sia di questo che di questo, e anche della mia postazione make-up, diciamo, perché in alcuni anche me l'hanno chiesto, mi sembra, l'avevo già fatto una volta questo sondaggio, mi ha detto in tanti sì, quindi cercherò di ritornare attiva anche dal punto di vista della fotocamera. Più che altro il problema è il computer, perché ho avuto dei problemi con il computer, l'avevo portato a aggiustare. E quindi ora devo vedere se funziona proprio pienamente, e se vedo che funziona proprio bene con i movie, eccetera, posso utilizzare quella e quindi fare dei video migliori. Altrimenti per qui, cioè io dico per la postazione make-up giù, altrimenti per qui avevo trovato prima, avevo pensato a una soluzione, cioè impilare le scatole su questa sedia e inquadrare, però devo vedere, perché se poi cade tutto, no. Quindi io spero di sì, ma non ci dovrebbero essere problemi quando ho un po' più di tempo, perché comunque anche ho un sacco di impegni durante la settimana, difficile che io stia a casa, poi ho tutti i compiti e io esco praticamente il sabato sera, delle volte il venerdì e la domenica sono con i miei genitori, quindi o esco la domenica sera, quindi dipende un po'. Quindi durante le vacanze di Pasqua proverò, diciamo, il cavalletto con il computer e tutto, perché poi li monto sul computer da lì. E quindi, come avete ben capito, è stata una questione di tempo, non di non voglia, ecco. È stata una questione di tempo perché avevamo veramente, ma veramente tantissimi compiti. Infatti devo fare il video del diario, che quando tornerà questo appunto attivo al 100%, anche se siamo a un 80%, quando tornerà attivissimo farò anche il video del diario, così potete vedere quante cose avevamo. Ora, gli ultimi tempi non ho scritto i compiti perché abbiamo il registro elettronico sul telefono, quindi non ho, diciamo, scritto. Però abbiamo veramente un sacco di cose, e soprattutto anche all'inizio. E le verifiche le ho segnate tutte, quindi quelle le vedete sicuro. E vi farò anche quel video perché me l'avete chiesto in tanti, però non sono riuscita appunto a farlo. E quindi volevo dirvi questo. E poi avrete sicuramente visto dall'inizio, anche se è una cosa che conta di meno, però i miei capelli. Sono ritornata alla frangetta,
Cioè, già un po' veramente che ce l'ho. Sono tornata, l'avreste visto sicuramente da Instagram, se non mi seguite, seguitemi su Musical.ly. Sono tornata alla frangetta e ai capelli pari, vedete qui non sono più scalati, ma sono tutti pari, anche se quando li metto così un pochino sembrano scalati. Però sono pari e sono molto contenta perché boh, sono tornata un po' indietro per cambiare. Quindi mi raccomando, però nel frattempo, se siete davvero arrivati fino qua giù, perché è già un po' che parlo, ed è anche il primo video che faccio dopo tanto tempo, non ho ancora sbagliato, non ho neanche dovuto ricominciare una volta, mi sento potente. Se avete magari dei video che posso registrare così, cioè senza bisogno di questa, quindi se volete dei video che mi si vede in questo modo, in questa inquadratura, avete dei video da consigliarmi, ad esempio video tag o haul. Se infatti domani vado via e compro delle cose, magari vi faccio un video haul. Perché anche tipo la 3 settimane che ero andata via, quando sono tornata, ad esempio, devo subito riandare via e dopo le cose le ho aperte e quindi non ho potuto fare un video, ad esempio. Quindi, semmai fatemi sapere anche se volete il ritorno degli haul e consigliatemi dei video tag appunto da fare che non ho già che io non abbia già fatto. Comunque, se magari li ho fatti qualche anno fa, riproponetemi. Insomma, voi proponetemi nei commenti qualsiasi tipo di video tag che vi venga a mente, così almeno qualcosa posso fare nel frattempo che magari aspettiamo il ritorno, il coming back della fotocamera. Quindi, fatemi sapere, commentate con tanti video, mettete like per questo ritorno e noi niente, mi alzo. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!